Allora, ciao a tutti, io sono Raffaele e qui c'è Francesco. Oggi ho preferito fare questa giornata alla scoperta di Calitri e niente, mi sono imbattuto in questa... Che cos'è questa? In questa realtà... Di cosa fai, Francesco, nella vita? Ho fatto il falegname panista, diciamo, so vengo da famiglia... Ho fatto questo mestiere qua, subito dopo che ha lasciato mio padre, io sono stato l'unico, ho continuato la sua attività, diciamo, la cosa che ero orgoglio, per non far finire quest'arte fondamentalmente. Diciamo, tu prima mi hai fatto vedere qualcosa inerente alle incisioni, no? Tutto quello che mi piace io incido sul legno, non ho problemi. Prima disegno e poi Li incidi praticamente sul legno. Posto che racconta tanto anche senza conoscerlo. Ci sono degli attrezzi fatti qui, c'hai... Ho fatto io a mano, ma purtroppo i miei attrezzi sono fermi, la rocchetta. Io sono falegnameria che è ferma, i macchinari sono rimasti là e chiaramente non serviranno nemmeno più. E nemmeno aprirò più. Però voglio dire, io ho avuto le capacità e il coraggio. Ti metti a fare qualcosa 20 anni fa con 3 figli, adesso devo sapere che io sono incapace, quasi che non ho competenza. Ma se ognuno ci ha messo un zambino per non farmi andare avanti, ancora adesso io voglio realizzare i miei sogni. Questa è una bottega d'arte che va avanti da 2 generazioni, vero? Sì, a Rocchetta sì, quella là sì. Poi dopo ci ho trasferito qua e sono rimasto qua. Io vengo da una cultura che devo lavorare per fare le cose, non aspetto lo Stato che mi dia qualcosa per fare. Esatto. Se non me la prendo, mica la lascio. Ma fino adesso non ho mai niente e non ho chiesto nemmeno niente. Ti posso chiedere una cosa, di farmi vedere un tuo lavoro, ecco. Queste sono delle... Questa è una litografia. Che questa qua... Una cartografia di Perfi, è un'incisione. E come queste ne ho fatto tanto. Queste sono... I pannelli artistici che faccio, questo è Klimt, sì. Il pannello di Klimt, su noce, tozzetti di noce, e sono centinaia. Che cosa raccontano? Centinaia. Che cosa raccontano? Qual è il... Diciamo, sono manufatti che uno può arredare, sono belli da vedere, poi il legno può vedere, una cosa... Io tante cose faccio questi disegni, poi alla fine... Ci vado a mettere qualche frasetta, sono sempre dovuta al modo di vivere. Tanto è vero, le mostre che ho fatto hanno trovato abbastanza riscontro, cioè c'è stata, non so come dirti, insomma, c'è stato successo con le persone che hanno apprezzato il... Attenzione, una cosa attenzione. No, ma guarda, da perfetto sconosciuto del posto, comunque ho trovato una persona molto disponibile, quindi da questo punto di vista, anche a fare questa breve intervista. Non ho ragione, non dovrei essere disponibile. No, però io ti ringrazio di questo e quindi un saluto da Calitri. Sì, saluto tutti, Calitri e tutti i calitrani, diciamo.